oggi, Natale vicino, dopo avervi parlato di come la scuola e le piscine si sono preparate a questo evento, oggi vi raccontiamo il Natale della casa famiglia. Vediamo nel servizio cosa sta succedendo. Grazie Maria Vittoria e Federico della linea. Ci troviamo nella comunità familiare La Quercia per festeggiare insieme a tutti i nostri amici il Natale. Che cosa è successo in questi primi 3 mesi che abitate la vostra casa? Siamo arrivati ai primi di agosto, ci siamo ambientati, abbiamo cominciato a conoscere la casa, abbiamo sistemato quasi tutte le nostre cose, c'è ancora qualcosa da mettere a punto. Intanto sono passati gli elettricisti, gli idraulici, hanno terminato i loro lavori e abbiamo cominciato anche a partire con un po' di amici che sono venuti a trovarci e abbiamo cominciato ad allargare il giro delle relazioni della casa famiglia. Per ora non sono arrivati i bambini, però è la notizia di pochi giorni che per Natale arriveranno 2 bambini. Questa è una notizia che ci riempie tutti di grande gioia e anche un po' di timore. Siamo emozionati, però è un bel regalo di Natale. Forse Gesù Bambino ha scelto di nascere in questo modo in casa famiglia? In questi mesi abbiamo incontrato tanti assistenti sociali e ci hanno presentato tanti casi che speriamo possano diventare i bambini della casa famiglia. Il superiore generale della congregazione, padre Gianmarco, in vista del capitolo generale, ha invitato ad una giornata di progettazione i laici rappresentanti delle comunità educative e parrocchiali dell'Italia per stringere ancora di più la collaborazione che da tanti anni caratterizza la nostra congregazione. Un gruppo di 10 persone proveniente dalla nostra comunità di Ordini Nuovi sarà presente. In queste settimane si sono incontrati per preparare questo incontro. Quest'anno abbiamo preparato gli auguri di Natale di tutta la scuola. Passiamo la parola a Loris che intervista il maestro Roberto. Siamo in studio con il maestro Roberto. Roberto, come mai hai scelto questa canzone? Ho scelto la canzone Buon Natale di Enzo Iacchetti perché ha un testo molto importante. È un inno alla vita, un inno alla fraternità. Questa canzone subito è piaciuta ai ragazzi che con entusiasmo l'hanno imparata. Hanno imparato questa canzone e tutti insieme si sono prodigati per far sì che diventasse l'augurio di Natale della scuola. Alcuni ragazzi l'hanno registrata come solisti e poi il grandissimo finale, tutta la scuola, più di 500 ragazzi l'hanno cantata. Questo è l'augurio più bello, fare auguri attraverso una canzone di Natale. Buon Natale a tutti e quindi con Buon Natale di Enzo Iacchetti i ragazzi vi fanno i loro auguri. Grazie Roberto e ci vediamo alla prossima. Dai, adesso facciamo vedere gli auguri di Natale. No, non è ancora Natale. Ma allora quando li facciamo vedere? Li potrete vedere lunedì 24 dicembre alle 18 in diretta sui nostri canali social. Allora è tempo di salutarci e darvi l'appuntamento a gennaio. Buone feste da Tigi Campus.